benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. L'argomento numero uno in ordine di importanza trattato dal Consiglio regionale nel corso delle ultime sedute è stato senz'altro quello relativo ai vitalizi, in particolare al taglio della rivalutazione riguardante quelli degli ex consiglieri regionali. Il Consiglio regionale della Toscana taglia le percentuali di rivalutazione dei vitalizi dei 184 ex consiglieri regionali aventi diritto che si sono succeduti nella carica. È quanto prevede una legge uscita all'unanimità dall'ufficio di presidenza e approvata dall'aula del Consiglio regionale. Se venisse applicato l'aggiornamento dell'assegno vitalizio ai 184 consiglieri in base all'inflazione all'11,8%, l'Assemblea toscana avrebbe un aggravio di spesa annuo di circa 700.000 euro. Con la rivalutazione prevista dall'atto appena approvato, invece, le maggiori spese saranno pari a circa 90.000 euro annui. La riduzione avrà durata temporanea fino al termine dell'attuale legislatura nel 2025. Una legge che sostanzialmente limita temporalmente l'aumento Istat dei vitalizi. In più abbiamo approvato, anche questo all'unanimità, un ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare nella conferenza Stato-Regioni se è possibile proprio toglierlo definitivamente e azzerarlo. Questa è una valutazione che dipende dal rapporto anche con il governo. Noi abbiamo fatto tutto questo perché in un momento di difficoltà in cui i cittadini, le famiglie faticano ancora più del solito, il calo energia, l'aumento dell'inflazione, abbiamo voluto dare un messaggio forte, chiaro, che la regione toscana si è presa la responsabilità di ridurre un privilegio per pochi. Era l'unico strumento che avevamo a disposizione e lo abbiamo attuato in maniera molto chiara. Tenete conto che con questa norma si risparmiano circa 600.000 euro di risorse dei toscani. Stiamo parlando di vitalizi che prendono degli ex amministratori, degli ex consiglieri, cioè persone che in vita loro hanno amministrato e governato la nostra regione, che sanno cosa significa governare in momenti drammatici per il paese come questo, anche se forse in vita loro hanno governato in momenti più floridi, ma sanno cos'è un operaio che protesta sotto la regione perché perde il lavoro, uno studente che protesta, una ditta che chiude, una RSA che si lamenta, lo sanno benissimo. E allora avrebbero dovuto fare una cosa semplicissima: seguire l'esempio del Presidente della Repubblica, della massima carica dello Stato italiano, che ha rinunciato all'adeguamento della propria pensione e del proprio vitalizio, e fare lo stesso. Una scelta importante che tiene conto del quadro economico-sociale che i cittadini stanno vivendo negli ultimi mesi e che quindi va proprio incontro a un'esigenza di razionalizzazione dei costi della politica. La Regione Toscana è l'unica regione italiana che ha deciso di ridurre l'indicizzazione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. È noto che i consiglieri regionali non godono più del vitalizio, o sono rimasti in piedi i vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla nona legislatura compresa. Poiché c'è una norma che impone l'adeguamento di questi vitalizi agli indici Istat, oggi la Regione Toscana ha deciso di ridurre sensibilmente questo incremento e lo ha fatto ancorandosi a dei parametri che si avvicinano in alcuni casi allo zero, proprio per far sì che questo incremento sia da una parte rispettoso del dettato legislativo che ci impone a livello nazionale un adeguamento degli importi dei vitalizi, ma dall'altra parte che sia quanto più possibile contenuto. Una scelta importante che altre regioni non hanno fatto e che comporterà una riduzione di costi della politica sensibile per la Regione Toscana. Se infatti nulla si fosse fatto a livello legislativo, avremmo avuto per i prossimi tre anni, ragionando del bilancio di previsione 2023-2025, un incremento annuo di costi vicino a 750.000 euro all'anno. In questo modo i costi si riducono a
circa 90.000 euro all'anno, quindi con un risparmio sensibile che si avvicina ai 650.000 euro all'anno. Un segnale importante che la Regione Toscana e il Consiglio regionale intende dare ai cittadini toscani in un momento di profonda crisi come quello che stiamo vivendo, un segnale di contenimento dei costi della politica. Il mio ordine del giorno, intanto ringrazio tutti i capogruppo perché lo hanno controfirmato, permettendomi appunto di poterlo discutere in aula, è quello di andare nei prossimi semestri, di dare mandato al Presidente Gianni nell'accordo Stato-Regioni di portare avanti proprio questa nostra iniziativa, cioè quello di togliere definitivamente non il vitalizio, perché quello non possiamo, ma la rivalutazione Istat. Al tempo stesso, nel momento in cui dovesse esserci parere favorevole, andremo a rivisitare anche la legge regionale del 2019. Questo, visto che la Regione Toscana spesso e volentieri è stata promotrice, no, di grandi iniziative nazionali, ci auguriamo che questo il nostro Presidente lo porti veramente a casa, proprio perché riteniamo che sia una cosa giusta nei confronti ad esempio delle pensioni che non hanno tutti questi privilegi. Sì, una scelta giusta, una scelta difficile, però il coraggio di un gruppo dirigente, questo che oggi è in Consiglio regionale, di chi ha guidato questa trattativa, abbiamo avuto il coraggio di andare a ridurre l'importo dei vitalizi alle persone che prima di noi hanno amministrato la Toscana. Fosse stato per me avremmo potuto anche eliminare, ma sicuramente andremo in questa direzione perché c'è un impegno congiunto delle forze politiche che va verso il superamento della rivalutazione Istat. Intanto il coraggio di togliere 600.000 euro che saranno destinati invece ai cittadini toscani, al mondo delle associazioni, alla cultura, ai giovani, a tanti progetti che possiamo fare. È assurdo pensare che nel mondo di oggi persone che vivono di un privilegio potessero ancora pensare che questo privilegio potesse essere anche rivalutato. Abbiamo fatto il massimo, siamo l'unica regione in Italia che ha avuto questo coraggio di farlo. Credo che si possa andare oltre rispetto al superamento dello stesso strumento, ma intanto oggi una bella pagina toscana dove tutti i gruppi politici, indipendentemente dall'appartenenza, hanno condiviso l'idea di chiudere una stagione, quella dei privilegi del passato. Quanto noi come amministratori non abbiamo questo privilegio, è corretto che sia, questo ci consente di andare a testa alta dai nostri cittadini, sia questa legislatura che quella precedente. Male avevano fatto in passato invece a pensare di mantenerselo per sé, pensare di rivalutarselo e poi a quelli dopo togliere. Hanno fatto bene a toglierlo a noi, ma noi facciamo bene ad eliminare il livello della rivalutazione. Spazio anche alle presentazioni dei libri in Palazzo del Pegaso, in particolare del volume In bici per l'Italia, che racconta la storia di due fratelli che hanno deciso quasi per gioco di partire alla scoperta delle bellezze dell'intera penisola e hanno trasformato questo viaggio ai tempi del Covid-19 in un vero e proprio racconto, anche grazie ai social e al web, di carattere internazionale. Due fratelli, due biciclette e un viaggio, partito da Figline e inciso a Valdarno per raccontare l'Italia dal Monte Bianco a Bari, da Venezia a Napoli. È l'esperienza unica raccontata da Andrea Cardinali nel volume In bici per l'Italia, viaggiando l'alba ai tempi del Covid, presentato nella Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso. È stato un viaggio di 22 tappe, all'incirca abbiamo fatto 80-100 km al giorno con 20 kg di bagaglio dietro. E è stato un viaggio molto interessante perché diciamo che non siamo dei veri e propri ciclisti e quindi ci siamo lanciati in questa sfida. È stato un viaggio molto seguito da migliaia di persone sul mio blog, abbiamo in ogni tappa documentato, intervistato persone e quindi è stato un viaggio che possiamo dire, insomma, ha avuto la partecipazione di tantissime persone in giro per tutta l'Italia. Siamo partiti da Incisa e Figline Valdarno, casa nostra, per raggiungere Firenze e vedere da lì la prima alba. E il viaggio quindi diciamo che è andato verso nord fin da subito, passando dal Cinque Terre, Genova, Courmayeur, Milano, siamo andati poi a Venezia e siamo scesi giù a sud fino a Bari, Matera. Da lì poi siamo risaliti sull'altro versante fino a tornare in Toscana.
Ci sono stati sicuramente molti momenti difficili, fortunatamente potevamo sempre contare l'uno sull'altro. Sicuramente la tappa più difficile è stata quella di Amatrice, dove anche fisicamente proprio c'è stato un dislivello importante da superare, e anche l'impatto emotivo di trovare queste zone appunto devastate ancora dai terremoti, e l'incontro anche personale con tante persone del posto che ci hanno fatto proprio vivere anche il loro dramma. Intanto sono felice perché raramente mi succede di presentare un libro di un vero amico, e quindi sono forse più emozionato di sempre. Poi è una storia dove il concetto di fratello è importante. Io ero in classe con il fratello, non il fratello con cui è andato in bicicletta, che quindi fratello di Andrea, che poi è un mio amico, e insomma è una roba che quindi mi emoziona tanto. Penso che sono stati dei folli totali a partire senza essere veramente allenati. Io glielo dicevo, gli scrivevo: Andrea, ragazzi, voi tornate, arrivate a Ponte Assieve e tornate indietro, sono sicuro. E invece sono andati parecchio più lontani di Ponte Assieve, e questo ti dimostra che quando ci metti il cuore, la passione e lo spirito giusto, puoi veramente arrivare lontano. Chiudiamo con l'arte e le mostre in Palazzo del Pegaso, con un'esposizione dedicata ai 30 anni dell'artista Paolo Gennaioli. 30 anni d'arte è un viaggio nell'esperienza artistica di Paolo Gennaioli. La mostra, ospitata nello spazio espositivo del Consiglio regionale, ricorda la lunga produzione dell'artista di Pieve Santo Stefano, che incarna il profilo della pittore poeta ed è attivo nella scena nazionale e internazionale con mostre personali e collettive. Io mi rifaccio a modo mio agli antichi. Io provengo da Masaccio, ecco. Da Michelangelo, anche da Piero della Francesca, ma da Rosai, che Rosai poi anche lui proviene da Masaccio. Io mi rifaccio ai fiorentini, mi intenerisco pensando appunto che nonostante sia una pittura vecchia, sia più piaccia e entusiasmi ancora, ecco. Quando lui mi ha contattata per mettere su il suo trentennale, abbiamo deciso insieme che non volevamo una mostra fine a se stessa in un luogo e lì finiva. Abbiamo pensato invece a una mostra itinerante, che infatti è partita dalla mia città, io sono napoletana, e Paolo ha voluto venire e diciamo debuttare a Napoli, proprio come palcoscenico, perché Paolo, io nel catalogo lo definisco la rockstar, è molto vicino come spirito a Napoli e ai napoletani, quindi si sentiva molto vicino allo spirito partenopeo. E il comune di Napoli ha fatto suo il progetto di Paolo e quindi ha dato la Casina Pompeano per l'inaugurazione di questo trentennale, che è partito da Napoli, dopodiché siamo stati accolti ad Arezzo, poi è andato a Milano, insomma è stato un trentennale che ha girato un po' tutta Italia, che era il nostro progetto, era quello di portare l'arte di Paolo Gennaioli in giro per l'Italia. E però importantissimo per noi, e oggi siamo felicissimi, approdare a Firenze, appirare a casa, siamo tornati a casa, perché Paolo ha le sue radici fortissime qui nella città, nella Toscana, lui è cresciuto, è nato in questi 30 anni sulle colline di Pieve, di Bulciano, insomma, e quindi siamo tornati a casa. L'ultimo step era proprio quello di essere a Firenze. E con questo è davvero tutto, la puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento come sempre è per la prossima settimana su RTV 38, grazie per averci seguiti e buon proseguimento, arrivederci.